e da quel cuore squarciato uscì sangue ed acqua. Perché si adempisse la scrittura e tutti guarderanno colui che hanno trafitto. Gesù, questa mattina vogliamo che si compia in noi questa scrittura. Vogliamo guardare al tuo cuore trafitto, da cui sgorga sangue ed acqua. E ti presentiamo le nostre ferite. Ti presentiamo innanzitutto le ferite del peccato personale. Quelle ferite che ci mettono in angustia, quelle ferite che portiamo per le tante e tante ricadute, quelle ferite che portiamo per i peccati che non possiamo eliminare, che non abbiamo la forza di eliminare, che ci umiliano davanti a te. O Gesù, noi presentiamo queste ferite davanti a te, le ferite dei nostri peccati, le lividure dei nostri peccati. Siamo pieni di peccati, o Signore, dalla pianta dei piedi fino al capo, è tutta una piaga. Quante ferite, non unto con olio, non l'unto col balsamo. Noi ti presentiamo queste ferite, o Signore, perché la tua grazia scenda su queste ferite. Ti presentiamo le ferite delle nostre ricadute, ti presentiamo le ferite delle nostre tendenze, ti presentiamo le ferite di tutti i nostri peccati ripetuti, delle nostre debolezze che ci affliggono e di cui non siamo stati capaci di allontanarci, e queste ci fanno soffrire. Sono ferite profonde, sono piaghe che noi portiamo. Signore, versa ancora il vino della speranza, versa ancora l'olio della consolazione sulle nostre ferite. Ti ripresentiamo, Signore, perché noi possiamo essere guariti dalle tue piaghe. Tu, Signore, rimargini queste ferite profonde che sono dentro di noi a causa dei nostri peccati. Tu ci dai la gioia della consolazione, le tue piaghe saranno rimarginate, saranno cicatrizzate per il tuo sangue prezioso che sgorga su queste ferite. Le nostre piaghe saranno lavate dall'acqua del tuo spirito che sgorga dal tuo cuore. Signore Gesù, fa sgorgare ancora l'acqua che ci lava, il sangue che ci purifica e ci rinnova. Ti presentiamo le nostre ferite, le nostre piaghe causate dai nostri peccati personali, passati e presenti, delle nostre tendenze malvagie, dei nostri vizi capitali che sono ancora in noi e che ci fanno soffrire. Signore Gesù, offriamo il nostro corpo piegato a te perché tu lo risani, il nostro corpo spirituale, il nostro cuore malato. Te lo offriamo a te, o Signore Gesù. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Signore Gesù, noi ti presentiamo le piaghe ricevute dagli altri nelle case dei nostri fratelli. Da che cosa sono derivate queste piaghe dette in Zaccaria?
come mai queste piaghe nelle tue mani? E il profeta risponde: l'ho ricevuto nelle case dei miei fratelli, nella casa degli amici. Signore, quante ferite dentro il nostro cuore, ferite che ci hanno dato gli altri con una parola, con un gesto, con un atto inconsulto. Quante persone ferite, fratelli e sorelle in mezzo a noi, quanti tradimenti, quanti insulti, quante calunnie, quante frustrazioni, quanti sgambetti, quante oppressioni, quante persecuzioni. O Signore, noi ti offriamo le nostre piaghe che hanno ferito profondamente il nostro cuore, hanno rovinato la nostra vita, hanno amareggiato la nostra esistenza. O Gesù, tutte queste ferite del cuore a causa dei peccati degli altri, noi te lo offriamo. Ti offriamo le ferite ricevute in famiglia, nell'infanzia, nell'adolescenza. Ti offriamo le ferite ricevute nelle relazioni con gli altri, nella prima giovinezza, nella seconda giovinezza. Ti offriamo. Dico, ti sono rimessi i tuoi peccati, ma non peccare più. Queste parole io ho detto all'uomo di Betesda, guarito, quando lo incontrai nel Tempio. Io ti ho guarito, io ti guarisco, non peccare più. Il Signore dice: dammi i tuoi occhi, io ti do la mia la vista, e tu vedrai, io tolgo la tua cecità, ma non entrare più nel villaggio, perché la tua vista è minacciata. Cammina, cammina dietro a me, va, ritorna e annunzia quello che io ti ho fatto. Io ti do la vista che tu chiedi. Ecco, io ti ho guarito dalla tua idropesia. Tu hai preso il tuo lettuccio e hai camminato. Non peccare più. Mantieni quella forza che io ti do. Ecco, io ho preso su di me la tua paralisi, la tua cecità, il tuo peccato, tutti i tuoi peccati, o popolo mio, io ho preso su di me. Io l'ho offerto al Padre sul legno della croce. Non peccare più, popolo mio. Io ti faccio sentire in questo momento la gioia del mio perdono, la gioia della mia guarigione, le tue lividure io risano in questo momento. Io verso il mio olio, io verso il mio vino, sulle tue ferite, sui tuoi peccati, su tutte le lividure del tuo corpo, io ti guarisco, popolo mio. Se tu credi in me, se tu credi in me, tu sarai guarito. Guai se non credi in me, allora le tue parole saranno vuote. Se tu non credi in me, tutti i tuoi lamenti saranno vuoti e la mia parola di guarigione non ti raggiunge. Ma un giorno questa parola di guarigione, di consolazione che io ho detto, ti condannerà, perché tu non hai creduto. Credi a me, credi al mio amore, credi alla mia
risanazione di tutto il tuo essere. Io sono il risanamento, io sono la guarigione, io sono la liberazione, io ti libero dal tuo peccato, io rimargino le tue ferite, io ti do la mia consolazione, popolo mio. Ma guarda a me, guarda colui che tu hai trafitto con i tuoi peccati, guarda le mie piaghe che ancora sono nel mio corpo, sono le piaghe del tuo Signore morto e risorto, sono le piaghe, le ferite che hai ricevuto dagli altri e sono in un corpo glorioso. Io ti do la speranza che non delude. Io ti do me stesso, figlio mio e figlia mia, e tu sarai guarita anche dalle ferite che gli altri hanno inferto al tuo corpo mortale. Io li guarirò. Fiorisce dentro di noi, scaturisce dal tuo costato aperto. Con le tue piaghe noi siamo stati guariti. Alleluia. Perché ancora non crediamo? Preannunziano una guarigione, ma il Signore è in vena di guarire questa mattina. E allora quello che di cui vi prego è che ognuno di voi presenti, man mano che io parlerò, la sua malattia al Signore. Il Signore ha assicurato che toccherà, non tutti ma alcuni, così noi presenteremo tutte le malattie al Signore e vedremo così seduta stante chi di noi il Signore ha toccato. Come? Uomo di Galilea, sì. Gesù libera intanto una persona dall'oppressione alla testa, ma non è soltanto una persona che viene liberata dall'oppressione, ma due persone, un uomo e una donna. Poi però lo vedremo, intanto annunziamo una cistite che guarisce, una persona che sente dolore alla vescica, all'istante non sentirà più niente, più nessun bruciore, quando noi canteremo il canto "Uomo di Galilea, ti prego di toccarmi", non sentirà più niente. Poi c'è una persona, anzi due persone, che sentono un dolore al petto, una di queste ha una minaccia di angina, l'altra invece si tratta di un dolore intercostale. Tuttavia il Signore tocca entrambe questa mattina ed esse non sentiranno più alcun dolore, sia quello dell'angina sia quello del dolore intercostale. Sì, c'è stato un risveglio miracoloso che è venuto nel giornale di una dal coma, annunciato qui, è venuto nel giornale, ma il giornale l'ho dimenticato nella stanza. Mi hanno fatto fare la fotocopia. Ringraziamo il Signore di questo risveglio miracoloso. E adesso c'è un altro risveglio dal coma, si tratta di un giovane che è da tanto tempo che è in coma, il Signore questa mattina lo risveglia.